ci avessi avuto tempo. Cercavo un sogno che non c'è più. Su se strade di cemento. Cercavo un sogno che non c'è più. Su se strade di cemento. Mazza, che posto strano. Speriamo che ne esce qualche branco dei cani malvagi, più che randagi. Ma mica lo so se ci posso imboccare la macchina qua, però mi pare di sì, là sopra vedo una stradella. Vada, un tombino aperto. Che cazzo ci stanno i ragazzi di Bucarest qua? Splinter. Mamma mia, c'è una paura. Ma peschiamo qua dentro direttamente, io. Vaffanculo, ape di merda. Io sono un amante degli animali. Su se strade di cemento. Cercavo un sogno che non c'è più. Su se strade di cemento. Su se strade di cemento. Cercavo un sogno che non c'è più. Ci siamo, ragazzi. Vediamo un po' ando cazzo se può scendere. Mi raccomando, portate sempre un bel mazzo a Rocco, che non si sa mai. Qualche disperato, qualche banda dei cani matti, sempre meglio prevenire. Una bastonata non fa piacere a nessuno, no? Sento da sta parte, vediamo un po'. Basta non ci esce qualche cinghiale. No, ma qua non si può passare, raga. Cioè io vorrei farlo, ma pericolo metano, qua sono un po' per aria. Non c'è modo. Ste cazzo de spine, oh. Facciamo un'altra strada perché di là non c'è modo di scendere, proprio. Forse qua si ci dice bene. Ma vedo difficile, pure qua vedo difficile. Pare di sì. Stiamo morti, però qua è impossibile. Qua è impossibile. Vediamo dove cazzo porta sta altra strada. Oh, forse l'abbiamo fatta. Il posto è assurdo. Si potrebbe pure scendere qua sotto, ma boh, mo vedo un attimo, faccio qualche lancio. Dobbiamo riuscire a lanciarla sotto, cazzo. Mi metto sull'altro lato che mi sembra un po' meglio la situazione. Certo, che si fa mor pesce qua tocca tirare solo su a strappo, come cazzo farò non si sa. Ragazzi, si è fatto buio, sono le 7, ha fatto buio mezz'ora fa in realtà, e sta iniziando a piovere. Ve lo dico, lo spot è micidiale, pieno di pesci, mi si è slamato un cavedano che era più grosso di me sotto riva, e che altro dire. Questa mezza giornata l'abbiamo dedicata alla ricerca dello spot e a capire che pesce c'è, come mangia, dove staziona e bla 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 bla. Ah, belli di casa.
oggi siamo riusciti a scendere nel posto giusto. Allora, in pratica mi hanno detto che qua non si può pescare, che è una proprietà privata, ci sono i manutentori e telecamere, ma io sono passato lungo il fiume, cioè non ho visto nessun cartello, nessun sbarramento, nessuna cosa. Io sto qua a pescare, mica sto a ammazzare qualcuno, no? No? Ecco. Alborellina fatta. Seconda alborella in 2 minuti. Il bigattino come esca non va bene, dobbiamo mettere il mais. Assolutamente. Se no ste piccolette ci romperanno i coglioni tutto il day. Abbiamo fatto una micro scardola. Vabbè, micro, non è tanto micro. Abbiamo una fiondatina di pastura. Mi raccomando, ragazzi, pastura di continuo, ma poco per volta. Abbiamo fatto un bel cavedanuccio, cavedanuccio della casa. Quando cazzo si è ficcato sta? Stai compà, sei pronto a andare via? Vai! Che lancetto. Ma che cazzo? Ma mi è stata più a per culo, raga. E dai, su. Queste sono quei cazzo d'arborelle rompicoglioni, perché sennò è impossibile. Eccola. Che cagatiella. Che incavedano. Un'altra scardola. La seconda scardolina. Sei pronta, piccole? Vai. Che rimani qua, vattene. Ah. Ah, è rimasta qua davanti a farsi il bagnetto, ma non c'è segreto. È diventata amica mia, ma me la porta a casa. Ecco, la vedete, raga?
Minchia, guarda che allamature. E te chi sei, frate? Un mini barbo senza baffi ancora? Un barbo adolescente? Sbrigati a andartene da qua, su. Sei pronto a partire? Dai, su, bravo! Ci abbiamo fatto alborelle, due, tre scardole, un mini barbo e un cavedano. Oh, è mica male. Questi microbetti. Buono, che più te muovi è peggio è. Sei? Sei pronto? Vai. Oggi stiamo a fare un botto di scardole, tutte piccolette, eh? Però meglio tencarci ai coglioni. Sattabù. Oppela! Vai. Abbiamo tirato un par di missili. Scardo la rompipalle, vai. Sono le 2:30, forse è ora di mangiarsi qualcosa. Ogni volta che vado a pesca mi scordo di vive proprio, fa tutto il resto. Lo metto a mangiare, va. Le stronzette sono talmente piccole che ci metto un secondo a portarle a riva, quindi è una caciara. Guardate sto mini barbo, regà, a parte che si è allamato sotto al collo, fermo, come cazzo ha fatto non si sa. Guardate che cazzo di livrea, oh, guardate, è tutto blu. Bellissimo cazzo. È piccolo, però meglio da incarciare le palle. Belli de casa, ha iniziato a piovicicare. Lo vedete sull'acqua, non so se si vede. Ho chiuso il panchetto, ho chiuso tutto quanto, ho messo tutto a posto, però ho lasciato la canna dentro l'acqua. Perché se continua così a fare due gocce rimango, cazzo me frega. Belli de casa, sono le 6:30. Se ne andiamo perché qua sta a fare diluvio. Cioè in realtà non sta a fare diluvio, però sta inizia a piovere per bene. Quindi meglio andarsene che suppasse. Ah, dobbiamo dire che la giornata non è andata male, mi sono divertito, il posto è bello, è nuovo, penso è la prima volta, devo dire che mi sono divertito, Diverse specie di pesci abbiamo fatto. Ci vediamo alla prossima!